La sensibilità chimica multipla è una malattia che pochi conoscono e che è difficile riconoscere perché può presentare una serie di sintomi differenti che possono colpire diversi organi e le sue manifestazioni possono essere estremamente differenti da persona a persona e sono caratterizzate da una totale intolleranza a un ambiente, a una categoria di sostanze chimiche. Il Policlinico Mater Domini vuole dare una risposta a pazienti che alla preoccupazione per la malattia aggiungono la difficoltà a rivolgersi ad un centro specializzato. È stato così inaugurato nel reparto di odontoiatria diretto dal professore Leonzio Fortunato, uno dei pochi centri multidisciplinari in Italia dedicato alla MCS, l'unico dotato di un posto letto in day hospital. Questo servizio è stato prospettato diversi anni fa, perché ci sono dei pazienti che soffrono di ipersensibilità chimica multipla e più delle volte è una patologia che si è latentizzata dall'utilizzo di protesi dentarie, perché ci sono obiettivamente delle amalgame particolari. Sono difficili da identificare fino a quando, appunto, non è fatta un'adeguata diagnosi, che non fa una singola persona, ma c'è un team di specialisti. C'è l'odontoiatra, c'è il dermatologo, c'è lo psichiatra, c'è il farmacologo, e certe volte c'è pure l'oculista. Ecco, dipende dalla complessità della patologia. Poi siamo riusciti, insomma, ad attivarlo e da domani, insomma, abbiamo la possibilità di prendere in carico questi pazienti con ipotesi e quindi di questo tipo di malattia e prenderli in carico e seguirli affinché non facciano viaggi, insomma, della speranza che non servono. Siamo riusciti, questa è la novità alla quale tengo molto perché ci abbiamo lavorato, di istituire oltre agli ambulatori specialistici anche un posto di day hospital, perché non essendo ancora questa patologia esente e quindi abbiamo la necessità anche di prendere in carico nella sua complessità il paziente e di dare risposte complesse. Questi pazienti purtroppo non soffrono solo di problematiche odontoiatriche, ma anche di altre problematiche che possono essere soprattutto respiratorie, quindi polmonari, epatiche, cardiache, pancreatiche, renali, eccetera. A questi pazienti noi offriamo, con la prima visita fatta da un'equipe di professori, anche la risoluzione, ci auguriamo, delle altre patologie, quindi con consulenze pneumologiche, cardiologiche, renali e quant'altro.